E dunque ragazzi, buonasera, benvenuti in questo mio nuovo video. Siamo ritornati nella serie di Resident Evil 2 Remake. Ricordo che attualmente sto giocando la storia di Leon S. Kennedy. Per il momento siamo in una situazione un pochettino delicata perché siamo inseguiti dal Tyrant. L'ultimo video che ho fatto ero inseguito da quel bestione vestito di pelle. Allora ragazzi, io prima di lasciarvi al gioco vi mando un riepilogo dei video precedenti. Questa è la novità che introdurrò in questo video. Ragazzi, cosa dire se non buona visione. Claire! Aspetta, arrivo subito. Ok. Che sollievo vederti. Scommetto che non hai con te la chiave del cancello, vero? Sai che significa? Sì. Ora di cena. È meglio che tu vada. Non preoccuparti per me. Fai attenzione. Ehi, ce la faremo. Insieme. Così va sottoterra. Bene. Usciremo da qui. Tenente Brana! Marvin! Dobbiamo andare. Ehi, Marvin. La portiamo subito in ospedale. No, no, io penso a salvarti. È troppo tardi. Ci ho provato, Leo, ma ora è troppo tardi. Ora tocca a te. Adesso vai! Non la deluderò, Marvin. Serve la testa. Ehi! Chi sei? Abbassa. FBI. Strano che sia ancora qui. FBI, eh? Che succede qui? Mi spiace. Informazione confidenziale. Per il tuo bene. Smetti di fare domande e fattene da me. E là! Ehi! Non posso crederci. Un essere umano. Siamo gli unici ancora vivi. No, no, ce ne sono altri. Ah, buona notizia, credo. Cioè, tirami fuori e ti do questo. È l'unico modo per uscire dal parcheggio, fidati. Ne avrai bisogno! Tirami fuori da qui, cazzo! Cristo santo! Ok ragazzi, rieccoci qua, porca miseria, guardate dov'è l'amico nostro. Scappiamo perché non siamo messi abbastanza bene per poterlo affrontare, non abbiamo armi, non abbiamo salute, non abbiamo nulla. Quindi lasciamo stare lo scontro diretto e scappiamo. Oddio, oddio. Ok, perfetto, già ci siamo giocati la bomba a mano. Allora, io penso che qua potrei anche... che cavolo! Sì, sì, ciao, salutami la nonna. E che cavolo, andiamo ragazzi, dobbiamo scappare. Ok ragazzi, fino a qua ci siamo arrivati. Fino a qua ci siamo arrivati. Dobbiamo semplicemente scappare, far perdere la nostra posizione. Non deve sapere dove siamo. Yeah.
ragazzi, di corsa. Lion, corri! Oddio, è qua, lo sente, è qua. Ok ragazzi, dobbiamo andare, dobbiamo scappare, non ci dobbiamo fare trovare. Ok, a quanto pare al momento l'abbiamo seminato. Al momento però. Liscio, bello. Allora, che cosa abbiamo qua? Piano di riparazione. Va bene, dobbiamo riparare la campana della stazione di polizia. Qui mi sembra un ottimo posto per poter mettere l'ingranaggio. Infatti, è così. Oddio, raga, mi viene l'attacco di panico a sentire che questo mi cerca in varie stanze. Che abbiamo qua? Mi sa che ancora non ce l'abbiamo un ingranaggino piccolo da inserire. Quindi saliamo. Vediamo che cosa troviamo qui sopra. Oddio, ma che è entrato qui dentro? No, non credo. Ah, perfetto, qui abbiamo l'ingranaggino piccolo da mettere sotto. Io ho sempre la paura che il nostro caro amico spunti qui dentro da un momento all'altro. Questa è una piccola paura che si potrebbe anche concretizzare. Perfetto, qua abbiamo l'ingranaggio piccolo. Ora, essendo che l'orologio a quanto pare non riesce a partire, ed essendo che le scale sono scese, quindi là non c'è più bisogno, non c'è più bisogno di questo ingranaggio, ripigliamocelo e portiamolo sopra. Voi non potete capire in questo momento che cosa sto provando, perché ho la paura che il nostro caro amico vestito di pelle possa entrare qui dentro da un momento all'altro, e noi siamo in un vicolo cieco, siamo nella stanza più stretta e piccola del commissariato, della stazione di polizia. Dimmi che è giusto per fa... Raga, perfetto, finora sta andando tutto bene. Che cosa succederà però adesso? Vediamo. San Martino Campanaro. Mi sa che non suoni più. Ragazzi, io direi di doverci scrivere un rapporto. Ah! Sei più squallido di me quando faccio le battute su Twitch. Comunque, andiamoci a pigliare lo scatolino rosso, che deve essere l'altro componente elettronico che dobbiamo portare alle celle. Vediamo se è così. Esattamente, è così. Oddio. Ok ragazzi, ora dobbiamo trovare un modo per arrivare giù. Ora dobbiamo trovare un modo per tornare giù nei posteggi. Abbiamo lasciato un pochettino di cose lì sotto, qualche nemico, qualche cane. Ora vediamo però come arrivarci. Ok ragazzi, scusate, ho fatto un piccolo taglio perché non si poteva fare tutto un video incentrato su me che cerco la stanza dell'interrogatorio. E tra parentesi, non si poteva fare un video dove io cerco di distanziare quel bestione. Oddio, com'è morto questo male. Allora, la polvere la prendo più che volentieri, grazie. Allora, vediamo che cosa abbiamo qua. Rapporto di confisca. Motivo della confisca. Un uomo sospetto è stato trovato nel luogo sovraccitato. Avvicinato da un agente, ha tentato la fuga fingendosi confuso, ma è stato arrestato. Gli è stato confiscato un biglietto. Nota: non è segreto che si tratti di Justin Hanson, 39 anni, residente in città. Ok ragazzi, questa sembra una combinazione 6-2-11. Prendiamocelo. Cosa abbiamo qua di bello? Uno scrigno dove c'è uno strano buco. Buco che sembra quasi idoneo per uno smeraldo. Una pietra preziosa. Ok ragazzi, ora dobbiamo salire sopra. Vediamo se qua possiamo uscire. No, certo che no.
Ok ragazzi, dobbiamo risalire sopra sperando che non ci sia il nostro amico. Io ve l'ho detto, a me verranno i capelli bianchi. È molto probabile che invecchierò di molto, è sicuro. Surprise, motherfucker! Porca miseria! Oh cacchio, cacchio! Dobbiamo scappare, raga, dobbiamo scappare! Facciamo al volo la cassaforte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 e 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11. Cosa me ne devo fare, porca miseria? Fare perdere tempo così inutilmente. Oddio, raga, devo scappare. Questo se mi piglia mi ammazza. Ok, ragazzi, lo scrigno l'abbiamo. La gemma è qua. Prendiamola. Perfetto. Vediamo se c'è qualcos'altro che dobbiamo pigliare. Ah sì, prendiamoci il componente elettronico per averlo già pronto. Ora, abbiniamo immediatamente questo. Combina allo scrigno. Cosa abbiamo di bello? Ah, un distintivo. Che me ne devo fare? Esamina. Sembrerebbe un distintivo, ma che me ne devo fare? Aspetta. Ehi, la chiave USB, perfetto. Perfetto, ragazzi, questo ci servirà. Andiamo a prenderci la pistola. Ok, io direi di passare dalla biblioteca, così magari riesco a seminare un pochettino il tizio, sapete di chi sto parlando. Devo seminarlo. Sì, salutate mia sorella, ciao. Ok ragazzi, usiamo il pennino. Ragazzi, guardate che bellezza. Ed è nostra ora. Qua c'è una lettera. Vediamo di che cosa si tratta. Lettera agli agenti Stars. Ai miei cari compagni Stars. Come va in quella vecchia e schifosa centrale? Il vecchio Irons vi rompe le palle come al solito. Io sono andato a trovare una pollastrella. Vi lascio immaginare cos'è potuto succedere sotto il suo ombrello bianco e rosso. Bianco e rosso sono due colori che noi conosciamo abbastanza bene. L'Europa è una figata. Un mese non basta affatto per imparare a conoscerla. Forse prolungherò questa gitarella in altri 6 mesi. Barry, non metterti in testa di raggiungermi. Non vorrei far piangere tutte quelle bambole, eh? Ci penserò io a loro. Jill, se Claire prova a contattarmi, dille che sto bene, ok? Ah, questa è una lettera di Chris, il fratello di Claire. Allora, abbiamo preso la pistola. Vediamo se riusciamo a ripigliarci il distintivo. Ah sì, ce la potevamo ripigliare. Ok ragazzi, io direi di andare avanti. Allora, cosa c'è qua? Scusate, io ho un pochettino di paura. Allora, direi di ritornare sotto, di tornare giù. Tu resta a terra, mi raccomando. Porca miseria, porca.
Zion. Ok, fino a qua ci siamo arrivati. Siamo dovuti scappare dai PC Bow. Carini, vero? Resta a terra e non rompere. Vediamo se questa porta è sbloccabile. Non da questo lato. Sì, 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 lamentatevi, dato siete in cella. In cella arresterete. A quel paese, te chi non te lo dice pure. Ok ragazzi, siamo arrivati al posto dove c'è il nostro amico con la testolina spappolata. Dovremo adesso mettere due componenti elettronici. Uno è messo, l'altro dovremo esaminarlo. Ok, usciamo fuori l'altro componente elettronico. Perfetto, ora dobbiamo ridare elettricità al quadro elettrico. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta, le celle sono aperte. Però, e sottolineo però, per come io sono potuto entrare nelle celle, loro potranno anche uscire. Sì, ma questo non spiega le voci che riguardano l'orfanotrofio. Era davvero troppo strano che l'Umbrella comparisse tra i donatori. Mi avevi detto che l'intervista era sulle borse di studio della Umbrella. Dai, Annette, a chi credi che importi? Vogliono sapere del virus G e di quella cazzo di voragine che si è aperta in città. Voragine. Che vada dritta al tuo laboratorio sotterraneo. Allora, laboratorio. Hai intenzione di dirmi tutto oppure vuoi continuare a farmi? Niente, a quanto pare, ragazzi, l'intervista è terminata. Appunto, bravo. Intervista. Ok, prendiamolo. Ed eccolo qua, ragazzi. Il pass per uscire dalla stazione di polizia. Ora, però, c'è un problema. Aspetta. Lo spray, questo ce lo pigliamo. Cos'è questo? Note di Ben. La centrale è invasa da quei mostri. Riesco a sentire i loro lamenti, anche da qui. Ma non sono loro che mi spaventano. Nome in codice Tyrant. L'arma biologica definitiva sviluppata da quei bastardi nella massima segretezza. Il solo pensiero che quella bestia sia qui intorno, puntini puntini. È molto probabile che abbiano ordinato di eliminare ogni testimone. E noi siamo a quanto pare un testimone. Ora ribadisco, quello che mi spaventa di più è che adesso loro sono usciti. E infatti, prepariamoci. Prepariamoci, si mette malissimo. Merda. Cacchio. Torniamo indietro. Ok, meno uno. Diglielo, Lion, diglielo. Dobbiamo scappare, però. Surprise, motherfucker. Sì, sì, fai lo scout. Che cacchio, pure tu. Dobbiamo scappare, cacchio. Sono salvo, sono salvo. Sono fregato. Padre, figlio e spirito santo. Ragazzi! Ada, ci salva il posteriore per la seconda volta. Ragazzi, Ada ci salva il c***o per la seconda volta. Ringraziamo. Ada, sono stanca. Figurati io. È la seconda volta che ti salvo. Non pensavo tenesse il conto. Ehi, questo non è un gioco. A quanto pare. Posso crederci. Ma qui non muore niente.
A quanto sembra, no, non muore niente. Ah, però. Ada aveva messo pure dell'esplosivo. Sì, è questo. Speravo potesse spiegarmi. Forse. Prima lo sento. Ok. Va bene, ragazzi, a quanto pare è lei che comanda ora. Quindi facciamo quello che vuole. Faccio quello che vuole. Altrimenti lo so già. Questa notte dormo fuori al balcone. Chissà di chi è questa canzone? Comunque andiamo avanti. Beh, a quanto pare il nostro amico si è un pochettino calmato ora. Ci è voluto un furgone della SWAT per poterlo placare. Ah, lei è già fuori. Raga, non siamo messi affatto bene. Allora, Ada, dove andiamo di bello? Era l'informazione che voleva? Non ci credo. Ben, ha fallito. Allora, che cosa cerca esattamente? Altre informazioni su chi ha causato il disastro. Guarda che bel mezzo pesante. Peccato che non lo può... cos'è questo? Che sia questa la voragine? Penso di sì. Allora, dov'è la tipa? Eccola qua. Mi dispiace dirlo. Ma va, non me ne sono accorto. No, raga, non ci posso credere. Pensavo che l'avessero tolto. Guardate. L'armeria Kendo. Cioè, che nel primo Resident Evil 2, l'originale, era all'inizio della storia, prima di arrivare alla stazione di polizia. Allora, vediamo che... Che disastro. A quanto pare. Allora, vediamo che cosa riusciamo a trovare qua. Magari qualche cura. Questo sì che mi piace. Raga, aspettate che lo metto immediatamente. Combina al fucile. Perfetto. Ora, essendo che questa è un'armeria, mi aspetterei di trovare anche una granata. Ok, si può fare. Qua non so perché non vuole mettermi la torcia. Proiettili, che sono sempre utili. Vediamo se riusciamo a trovare qualche altra munizione. Non le farò niente. Ho detto, non muoverti. Voglio solo passare. La prego di abbassare l'arma. Stai zitto. Adesso ti giri e torni indietro. Questo è Kendo, il proprietario del negozio. A sua figlia servono cure. Non dirmi come trattare mia figlia. Specialmente con un fucile in faccia. Oh, aspetta! Spostati. Va eliminata prima che si trasformi. Però, dirlo a un padre, devo eliminarti la figlia, non è tanto bello. È la mia bambina, cazzo! Ada. Lasciamo stare. Sì. È un padre sotto shock, non si ci può dire alla figlia... La devo ammazzare. Tesoro, ti ho detto di stare dentro. Sì, cara, papà è qui. Sono qui. Ok? No, raga, io queste scene non le posso vedere, mi dispiace. Sono grande e grosso, ma certe cose ancora mi commuovono. Guardate che hanno fatto. Sei un poliziotto. Dovresti sapere perché, come diavolo è potuto succedere! Era il nostro angioletto. Mamma dorme, tesoro. Ok? E ora farai nanna anche tu, ok? Come farà nanna anche lei? Emma? Oddio. L'ho capita ora. Andate via. Lasciateci in pace.
Ah, vabbè, sì, raga. Va bene tenere all'oscuro me. Ma perché lui? La bambina sta riposando adesso, insieme alla madre. Voglio scoprire che succede qui e fermare chi c'è dietro. Aiutare persone così. Per questo sono entrato in polizia. Io devo fermare l'operazione dell'Umbrella. Potremmo morire. Voglio salvare questa città. Io ci sto. Ci metto la faccia. Niente, qua non mi ci fa entrare. Vediamo se troviamo qualcosa da portare con noi. Quanto pare non vi è nulla. Continuiamo a camminare con Ada. Conosci l'Umbrella Corporation? È un'azienda che produce segretamente armi biologiche. Hanno un virus. Trasforma le persone in creature indistruttibili. Questo spiega tutte le cose orribili. Spiegherebbe quel cartellone là in alto. Una doppia faccia, eh? Da una parte una casa farmaceutica, dall'altra per una questo sto cercando ditta Annette, creatrice è di mostri. Ricercatrice dell'Umbrella che ha un'azienda. Devo neutralizzare. Creatrice di mostri. Ah, raga, non siamo messi affatto bene, siamo feriti. A quanto dice, le fogne sembrano un posto adatto a lei. Puoi dirlo. Tusce. Dopo di te. Wow. Ah, grazie. Certo, sempre noi davanti in certe cose, eh. Ma andiamo avanti, io. Non riesco a immaginare uno scienziato qui sotto. Per il QG così si arriva al laboratorio segreto dell'Umbrella. Andiamo. Le fogne sono gestite dal comune. Come possono nascondere alle autorità una struttura così? Beh, benvenuto in America. L'Umbrella controlla Raccoon City da anni. Allora, vediamo fino a dove possiamo scendere. E qua no. Merda! È un terremoto! Me lo auguro davvero. Ah, qua c'è una porta. Oh cavolo vero, cos'era quello? Stai all'erba. Io solo so cosa c'è qui. Dove sei? Non sei di tuo aiuto, eh? Anzi, tutt'altro. Ok ragazzi, vediamo se troviamo una stanza per salvare, perché per oggi può anche andare bene così. Eccola. Nemmeno a farlo apposta, eccola qua. Ok ragazzi, direi che per oggi può andare bene così. Non sappiamo che cos'era, anzi io avrei una mezza idea di cosa poteva essere quel mostro che abbiamo visto dietro questa porta. Ma direi che per oggi può andare bene così. Vi ricordo che se questo video vi è piaciuto di mettere un bellissimo like. E per favore lasciatemi un bellissimo like. Iscrivetevi al mio canale, spuntate la campanellina per non perdervi i miei futuri video. Sempre qui di fianco vi lascio i miei social. Ragazzi, seguitemi su tutti i social che troverete qui accanto descritti. Io direi che per oggi, ribadisco, può andare bene così. Da Wolf è tutto, ragazzi. Ci si vede a un prossimo video. Ciao!